È senza febbre da 24 ore, ha solo lievi sintomi, non ha bisogno dell'ossigeno ed è pure di ottimo umore. E quanto hanno fatto sapere i medici nel bollettino diffuso dall'ospedale militare Walter Reed, dove è ricoverato Donald Trump? Il presidente americano, risultato positivo al Covid-19, ha iniziato la terapia con il remdesivir, il farmaco antivirale usato contro l'Ebola. Abbiamo monitorato la sua funzione cardiaca, la funzione renale e quella epatica ed è tutto nella norma, ha precisato il dottor Sean Dooley. Il presidente non ha difficoltà respiratorie. Mentre stavamo completando il nostro consueto giro di visite, sorridendo, Trump ha pure dichiarato di sentirsi bene, come se potesse essere pronto ad uscire subito dalla clinica. Resta invece il mistero sulla diagnosi della sua positività insieme a quella della First Lady Melania e della sua assistente personale. Forse il presidente americano aveva fatto un tampone già mercoledì scorso, l'esito però è stato reso noto con un tweet nella notte tra giovedì e venerdì, un piccolo giallo alla Casa Bianca.